con i colori preferiti da mamma, il blu e il giallo, un atto d'amore. Un atto d'amore perché questa è la nostra idea ed è stato il senso per reagire all'ingiustizia, con amore e non con odio, con voglia di giustizia e non con vendetta. E quindi è stato importante per noi un atto d'amore voluto dal mio papà, promosso dalla Fondazione Silvia Ruotolo in sinergia con realtà che voglio ringraziare, per un'idea di città e soprattutto di comunità forte, che vede nei luoghi che hanno anche problematiche e difficoltà la possibilità di un riscatto insieme attraverso cose belle e concrete da fare. Un campetto di basket ristrutturato e riqualificato da oggi è intitolato a Silvia Ruotolo, con la partecipazione delle associazioni per dare ai giovani un nuovo punto di aggregazione in Piazza delle Medaglie d'Oro. Sono passati 24 anni dall'omicidio per mano della camorra di Silvia Ruotolo, un nome che oggi è un simbolo delle vittime innocenti della camorra. Silvia è stata ricordata dunque anche in un modo nuovo, dopo la celebrazione di cittadini e autorità che hanno voluto rendere omaggio, come ogni anno, alla sua memoria, con fiori e raccoglimento. Beh, ancora un ulteriore campetto, sono piccoli segnali ma anche grandi segnali, in luoghi dove non sempre è facile poter fare intrattenimento, sport, cultura e svago, soprattutto per i nostri giovani. Ne abbiamo fatti tanti in questi ultimi tempi, in questi anni, e oggi è un altro segnale importante in una giornata assai importante per la nostra città, che è il ricordo di Silvia Ruotolo, è un ricordo che dobbiamo sempre mantenere vivo, perché è con la memoria che si alimenta il riscatto di una comunità e lo schieramento contro ogni forma di violenza.